ogni anno viene celebrata la giornata mondiale delle malattie rare, e quest'anno ho pensato di ritrovarmi con degli studenti. Avevamo già fatto questo, chiamiamolo esperimento, di vedere se poi gli studenti sono interessati a questo argomento. L'avevamo fatto nel 2016 alla Sala Gazzoli, erano tutte e due le sale piene, i ragazzi entusiasti si sono anche commossi con le persone presenti, con i disabili presenti. E quest'anno ripetiamo questo incontro con gli studenti in questa giornata, esattamente la mattina, che abbiamo chiamato Uniamo le Forze. Uniamo le Forze perché sarà importante che gli studenti capiscano che cosa significa avere una malattia rara, che cosa significa per i caregivers, quelli che si occupano dei malati di malattie rare, e soprattutto spiegare quanti sono, per quale motivo li chiamiamo rare questa malattia. In realtà sono quasi tra i 7.000 e 8.000, malattie rare, di cui più del 70% sono di tipo genetico, sono di origine genetica, e quindi potete immaginare con la trasmissione ereditaria quello che questo può comportare. E moltissime di queste malattie non hanno ancora una diagnosi che tarda, e in genere una diagnosi in media viene fatta dopo tra i 4 e i 7 anni addirittura, quindi anche questo è un grande problema, e soprattutto tante non hanno la possibilità di avere una terapia. Questa è la cosa più importante, sarà importantissima anche la ricerca. Vi do un po' di numeri, che ci sono 300.000 malattie rare, malati rari nel mondo, sono circa 30 milioni in Europa, e in Italia sono circa 2 milioni di persone che sono affetti da malattie rare, di cui una gran parte proprio sono inferiori ai 18 anni, quindi bambini e anche adolescenti. Questo è importante. In Umbria abbiamo visto che il dottor Coletto, che è l'assessore della salute alla regione, ha parlato di circa 6.500 malati rari in Umbria, di cui una buona parte, circa 4.000 nella USL 1 e il rimanente nella USL 2, quindi sarà importante anche collaborare con la sanità per avere la migliore attenzione per queste malattie rare. Il problema ulteriore è che spesso, tardando la diagnosi, non si riesce proprio ad aiutare queste persone. Spesso ci sono dei sintomi che combaciano magari con altre malattie, quindi la diagnosi, è sempre un pochino più difficile, e per questo forse tarda. Le case farmaceutiche spesso hanno pochi numeri per fare anche ricerca. Quindi malattie rare sono tantissime, ma spesso ci sono addirittura 2-3 persone soltanto nel mondo che hanno una malattia, quindi malattie sono tante, ma spesso sono proprio rari le persone che hanno questa condizione. Quindi globalmente, come si dice, rari ma tanti.